Vorrei sentire i sindaci e comincerei da Roberta Sisti sulla possibilità di coinvolgere i cittadini in questo cambio che dobbiamo fare. Buonasera a tutti, sì, io rappresento in questa seduta continua di insomma, enti che rappresentano forse le opportunità che noi abbiamo a disposizione. Coloro i quali le devono saper cogliere in un momento di davvero crisi, superata quella relativa alla salute, adesso ci troviamo a quella che riguarda l'energia e noi ci siamo sempre. Abbiamo ovviamente dal punto di vista comunale adottato immediatamente delle misure coraggiose per riorganizzare i servizi, sicuramente per riallocare i bilanci e proteggere anche però quelle che sono le nostre famiglie, soprattutto quelle indigenti che poi fanno un po' fatica ad arrivare a fine mese. Oggi però, insomma, se non ci diamo una svegliata siamo un po' a rischio, dal punto di vista sia sociale sia economico. Non possiamo prenderci la libertà di avere dei ritardi, con tutte le difficoltà che noi sappiamo benissimo abbiamo negli enti locali. Io volevo portare semplicemente una best practice che portiamo avanti da diversi anni nella nostra zona, parlo del Bresciano insieme ad altri 23 comuni. Almeno dal 2008 parliamo di Fondazione Cogeme, che con pianura sostenibile ha dato l'opportunità, e molti lo conoscono, vedo il sindaco di Brescia di fronte a me, sa che Fondazione per noi è davvero una pietra preziosa che ci fornisce e ci aiuta a raccogliere dati e ci dà degli strumenti, dei professionisti che insomma noi all'interno di quello che è il nostro comune non sempre possiamo avere. Con Fondazione Cogeme noi siamo riusciti ad avere un laboratorio territoriale per un'economia circolare, quindi ci siamo dati un'identità in tema di consumi, ci siamo dati un'identità in tema di numeri, quanto siamo energivori, insieme poi anche a tutto il resto, perché ovviamente la sostenibilità non finisce con quelli che sono i consumi, l'ambiente, ma arriva anche a tutto quello che è l'ambito e la tematica sociale. Però per fortuna noi avevamo questo dato, quindi quando ci siamo trovati in crisi abbiamo dovuto capire quale fosse il modo per razionalizzare i consumi del nostro comune, spegnendo per esempio il raffrescamento quest'estate, abbiamo avuto la possibilità di avere già dei numeri sui quali costruire i nostri piccoli risparmi. Eppur risparmiando il 50% dei consumi, abbiamo comunque speso il triplo, qualcuno che il quadruplo. Quindi tutto sommato ci siamo in ogni caso davvero ritrovati a fare i conti col nostro bilancio, e per quest'anno sono certa che in tantissimi di noi insomma riusciremo ad arrivare alla fine dell'anno. L'anno prossimo ci mettiamo un bel punto di domanda. Per fortuna abbiamo come il GSE la possibilità di fare lo scambio sul posto, quindi se noi mettiamo del fotovoltaico a scuola in realtà riusciamo a fornire energia anche a quelle che sono tutto il resto del patrimonio immobiliare comunale. Per esempio adesso avremo l'opportunità con queste comunità energetiche rinnovabili di portarci a casa anche delle belle collaborazioni, non soltanto con i cittadini con i quali è sempre un pochino più difficile, però potremmo poi metterci comunque in ogni caso a loro disposizione facendo questo bellissimo progetto con le varie associazioni di categoria, Confindustria per esempio, Coldiretti. Le nostre aziende hanno delle superfici sui loro tetti, magari vicini a quelle cabine primarie che poi ci serviranno per fornire di energia a tutti i nostri paesi, davvero immense. Quindi noi abbiamo tante opportunità, dobbiamo solo essere capaci e pronti a cavalcarle. I momenti di crisi, come si sa, insomma, porta davvero a volte tanti benefici e tante idee. Grazie. Io sentirei su questo proprio anche Marco Fioravanti, il sindaco di Ascoli Piceno, proprio sulle strategie per la produzione rinnovabile e per l'efficientamento energetico, considerando che è un territorio che è stato anche provato dal terremoto e quindi ha avuto una doppia difficoltà. Sì, assolutamente. Innanzitutto il titolo di questo incontro è veramente efficace, perché la vera risposta energetica si dà attraverso una visione e la concretezza.
E la concretezza la stiamo dimostrando con, ad esempio, questo governo ha subito messo in moto un aiuto non solo per le famiglie e imprese ma anche per i comuni, e ad esempio noi come comune abbiamo destinato 300 euro a famiglia, alle famiglie più deboli, per cercare di superare questo momento. Però parallelamente devi guardare a lungo, quindi devi costruire una visione. Per costruire la visione dobbiamo partire da una consapevolezza che l'impresa crea fatturato, il comune e lo Stato crea benessere. Deve star bene le persone, non deve solo guardare al bilancio sano. E quindi per fare questo dobbiamo costruire una vera visione anche nazionale, perché l'Italia ha subito una mancanza di visione negli ultimi 10 anni, quindi ricostruire una visione collettiva, però cambiando paradigma, perché oggi non abbiamo più bisogno di politiche orizzontali, perché ogni territorio italiano è differente dall'altro, quindi ci vuole assolutamente una politica sartoriale, e quindi il ruolo dei sindaci è sempre più fondamentale, perché interpretano sia le esigenze ma anche il sentiment di quella popolazione, di quei cittadini, e quindi la visione collettiva deve essere un insieme di tutte le visioni territoriali. Detto questo, ci vuole anche una rivoluzione culturale del paese, perché in realtà attraverso le comunità energetiche, infatti noi abbiamo purtroppo anche il sisma, quindi la ricostruzione, l'efficientamento non solo delle case ma anche degli edifici pubblici, soprattutto delle scuole. Ad esempio abbiamo aperto con un avviso pubblico per quanto riguarda la comunità energetica, quindi i pannelli che metteremo sui luoghi pubblici al di sopra dei cimiteri o del patrimonio pubblico verrà utilizzato non solo per l'autoconsumo ma anche per ridurre la bolletta delle famiglie. E quindi, creando questa comunità, abbiamo investito fortemente sulla comunicazione, perché ovviamente per fare questo devi far collaborare tra i cittadini con il comune con i cittadini, quindi anche il privato produttore incentiva l'abbassamento della bolletta dell'altro cittadino. Questo è fondamentale se c'è una vera partecipazione dal basso, e quindi dobbiamo cambiare la governance. Facendo così, io sono riuscito in 3 anni di alzare la differenziata di 4 punti percentuali attraverso un progetto di un rapporto orizzontale con i cittadini, non più verticale. E chiudo perché in realtà, cambiando questo paradigma, riesci anche ad efficientare il bilancio, perché io ho lanciato un progetto Adotto un Parco. Noi abbiamo avuto 35 imprese che hanno adottato un parco. Io ho il territorio di 348 km² e quindi avendo una riduzione di costi di manutenzione di 34 parchi abbiamo avuto la possibilità di sanare l'aumento dei costi dell'energia del comune e dare un aiuto alle famiglie. Grazie. Carlo Salvemini, che è il delegato di ANCI per l'energia e forse vuole parlarci anche del protocollo che ha fatto Lecce, la sua città, col GSE, però lascio a lei le conclusioni. Sì, grazie e buonasera a tutti. Credo che dovremmo integrare il titolo, no, con Costruiamo insieme la risposta alla crisi energetica e alla stabilità climatica, perché oggi più che mai dobbiamo essere consapevoli che energia e clima camminano assieme, che noi abbiamo l'imperativo morale, non più la scelta discrezionale, di investire sulle rinnovabili, sul sole, sul vento e sull'acqua, perché dobbiamo sostituire l'energia sporca delle fonti fossili, quelle che mettono a rischio la sopravvivenza del nostro pianeta. E farlo da sindaci significa anche sapere che il futuro si gioca nelle aree urbane, dove vive circa 2/3 della popolazione, dove si emettono il 70% delle cosiddetti gas climalteranti e dove si produce il 60% dell'energia. Quindi oggi siamo dentro proprio uno snodo cruciale e non possiamo fallire. E quindi
si pongono alcuni temi. Oggi l'investimento sulle rinnovabili significa quindi investire sulla qualità della vita. Investire sulle rinnovabili attraverso l'efficientamento energetico, penso allo straordinario ricchezza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, significa lavorare per contrastare un fenomeno del quale si parla pochissimo nel nostro paese, ma che è una vera e propria emergenza, che si chiama povertà energetica, cioè milioni di famiglie che non sono nelle condizioni di potersi garantire il riscaldamento l'inverno e il raffreddamento d'estate. E forse ragionare su un super bonus che invece di essere erogato indistintamente in un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico ai proprietari di villette unifamiliari o ai residenti nelle città, diciamo, nelle aree, nei quartieri residenziali alle quali io appartengo, piuttosto che privilegiare le fasce povere, marginali, che non hanno la possibilità di accesso, credo che sia una cosa sulla quale dovremmo più convintamente agire. È stato posto il problema del ruolo delle amministrazioni locali nei processi autorizzativi relativamente alla realizzazione di nuovi impianti. Allora, noi oggi con il GSE abbiamo fatto un accordo come Comune di Lecce, perché abbiamo detto: definiamo criteri, avvalendoci della loro assistenza tecnica, per individuare nella nostra città, in fase di pianificazione urbanistica, quelle che sono le aree idonee per ospitare impianti da rinnovabili. Questo significa recuperare una regia pubblica nel governo del territorio, definire regole chiare di ingaggio con i player che vogliono investire e aiutare le regioni attraverso un processo dal basso a far quello che spetta loro per norma dello Stato, la pianificazione territoriale. Però sarebbe il caso, e mi rivolgo ai grandi attori e alle grandi imprese che spesso sugli schermi televisivi puntano il ditino su noi amministratori locali come freno allo sviluppo delle rinnovabili, di essere altrettanto esigenti nel chiedere allo Stato e al Governo nazionale di dare al Paese il piano di gestione dello spazio marittimo, che è il piano regolatore del mare, che è l'unico strumento che può consentire una pianificazione intelligente, ad esempio, degli impianti eolici offshore, che sono una delle frontiere alle quali dobbiamo attenderci. Perché senza questo strumento è inevitabile quel fenomeno di resistenza delle comunità, di accumulo di progetti che vengono scaricati su alcune regioni in ragione di altri, e di inevitabili ritardi in quel processo di trasformazione del nostro fabbisogno energetico, come ricordava Mazzoncini, che non possiamo più ritardare. Quindi facciamo un'alleanza, noi enti locali facciamo il nostro, voi agite sul governo nazionale per fare il loro, e io credo che faremo un investimento utile per il nostro paese. Grazie.